Chi nega l'esistenza della depressione, soprattutto chi nega il diritto di chi ne soffre a curarsi, dovrebbe essere condannato per omicidio colposo. Ora, forse questo è un modo un pochino forte per affrontare questo argomento, allora ho deciso di buttarlo un po' sul ridere e parlo dei terrapiattisti, degli psicofarmaci. Mi direte, Beatrice, dici sempre che su cosanepensate.it non bisogna insultare, l'insulto non è un'argomentazione, mi direte voi alla fine se è davvero un insulto la logica, diciamo, conclusione del mio ragionamento. Mazza, ti sei svegliata bene stamattina, mi direte, no? Ho sentito l'ultima canzone di Stromae che si chiama L'Enfer, l'inferno, e parla di suicidio, e mi sono detta una buona occasione per parlare di questo tema che per me è molto importante. Premetto che non sono una psichiatra, non sono un medico assolutamente, però credo che alcuni ragionamenti si possono fare anche senza specializzazione. Allora, cominciamo. Siamo d'accordo tutti che abbiamo un corpo e siamo d'accordo tutti che in questo corpo abbiamo un cuore, dei polmoni, delle ossa, dei muscoli, eccetera, eccetera. E spero siamo d'accordo tutti che non sempre funzionano al meglio e di nuovo spero che siamo d'accordo tutti che se non funzionano abbiamo il diritto di curarci. E come in tutte le cose, potrebbero non funzionare poco, potrebbero non funzionare tanto. Io do l'esempio sempre del diabete, se in una forma lieve. Basta stare un pochino attenti a quello che si mangia, insomma, ce la si dovrebbe fare. Chi ha delle forme invece importanti, c'è poco da fare, l'insulina la deve prendere. E io spero che nessuno andrà da una persona che soffre di diabete in una forma grave a dirgli non devi prendere l'insulina, è una brutta medicina, vai dallo psicologo che passa tutto e smetti di mangiare dolci. Ecco, e allora parliamo di un'altra parte del nostro corpo che chissà, forse persone pensano che non esiste, allora io informo che esiste. Il sistema nervoso c'è ed è la parte più complessa del nostro corpo ed è quella che regola le nostre sensazioni, le nostre emozioni e ci permette di essere chi siamo anche con le nostre personalità e appunto il sistema nervoso è regolato in modo diverso per ognuno di noi. Però come tutte le altre parti del nostro corpo, possiamo essere d'accordo che potrebbe non funzionare al meglio? E anche qui può non funzionare bene in forma lieve, ma può anche non funzionare bene in forma grave. E quando non funziona bene in forma grave, mi spiegate per quale ragione le persone che hanno la sfortuna di avere quella parte del corpo che non funziona, devono sentirsi dire dalla società: non curarti, non prendere gli psicofarmaci, sono terribili, devi andare dallo psicologo, ce la devi fare da sola. Perché? Perché loro non hanno il diritto e si devono sentire in colpa se si curano? Questo è l'argomento importante. Ora, io so di cosa parlo. Sono anni che io ho deciso di non vergognarmi più. Io sono bipolare di tipo 2, ho sofferto di forti depressioni. Sono più di 20 anni che prendo stabilizzatori d'umore, antidepressivi. Altre cose non vi sto a fare la lista perché soffro anche di insonnia, poi la sindrome delle gambe senza riposo perché a me mi devono arrivare anche le cose le più strane. Però io non mi voglio vergognare per questo. Grazie alle medicine ho studiato, mi sono laureata, mi sono sposata, ho avuto 3 figli, mi sono separata e ho resistito a tutto questo, anche alla perdita di entrambi i miei genitori, ho sofferto molto. E anche su questo voglio dire qualcosa. Quelli che pensano che gli antidepressivi sono medicine che tolgono il dolore, non è vero, sono medicine che agiscono su quella parte del corpo che regola le nostre emozioni e sensazioni e fa sì che diventino coerenti con quello che succede intorno. Io ho sofferto per la morte dei miei genitori e avevo paura di non soffrire, invece l'ho sofferta tanto, perché chi ha sofferto di depressione sa benissimo che non è uno stato di profonda tristezza. È quando il rubinetto del tuo corpo si chiude completamente a tutte quelle sostanze che ti danno quelle sensazioni di benessere e di speranza. E succede questo anche in situazioni in cui razionalmente ti guardi intorno e sai che la tua vita è bella, ma non riesci a provarla così. Io ero giovane quando hanno sofferto, io sono stata un anno chiusa in casa senza sorridere una volta. È una cosa terribile. E vi dico che io riconosco immediatamente la differenza quando vedo le persone davanti a me, se sono persone che soffrono, persone in depressione, vi dico anche che mi sento una vigliacca perché è successo una volta a un mio caro amico che è caduto in depressione, io sono scappata il più lontano possibile perché anche solo guardarla in faccia mi ha terrorizzato, terrorizzato, anche soltanto immaginare, guardare e ricordarmi che cos'era. E poi voglio dire un'altra cosa, è che è molto facile utilizzare questo e cercare di usare pregiudizi su queste patologie
se una persona vuole fare del male a un'altra persona, far girare questa voce per cercare di rovinare una reputazione, ecco, non dovrebbe essere così. E io ripeto, non mi vergogno, non mi voglio più vergognare, vorrei che nessuno si vergognasse di questo. Concludo dicendo a tutte quelle persone che vanno contro gli psicofarmaci e fanno tutte queste battaglie surreali, ripeto, da terrapiattisti, perché esiste il sistema nervoso, si può ammalare e chi si ammala ha diritto di curarsi, che quello che fate voi innanzitutto è far sì che le persone che dovrebbero curarsi non lo fanno e quelle che poi possono anche diventare dei pericoli per gli altri, ma fate sì che delle persone vivano delle vite d'inferno gratuitamente, potrebbero vivere delle vite normali, ma non curandosi vivono nel dolore più assoluto, senza nessuna ragione ed è per colpa vostra. E voglio anche dire, se posso, a quelle persone che hanno dei problemi e che dicono che non li hanno perché si sentono superiori agli altri, noi non siamo matti e noi ce la facciamo. Curatevi, se non lo fate per voi, fatelo per le persone intorno a voi che soffrono molto più di voi. È anche una vostra responsabilità ammettere questi problemi, e ripeto, senza vergogna, perché non deve essere una vergogna. E adesso le domande per voi. Avete mai sofferto di patologie nervose? Parlateci della vostra esperienza. Perché chi soffre di patologie del sistema nervoso non dovrebbe avere il diritto di curarsi? Da dove nasce secondo voi questa stigmatizzazione?